Oggi presentiamo il gruppo scultoreo dei Sette Savi di Fausto Melotti, un'opera iconica del Novecento milanese che entra a far parte della vita del museo. I Sette Savi, vi sarete chiesti, la domanda è legittima e spontanea, come mai un'opera artistica di quel valore qui in un museo denominato Museo della Scienza e della Tecnologia. I Sette Savi sono i depositari o gli emblemi, le immagini della saggezza che peraltro richiama la sapienza, e la sapienza è da sempre stata l'ombra protettrice che ha accompagnato e appunto ha guidato molto spesso la scienza. Ecco, credo che tra scienza e sapienza si giochi anche il futuro del nostro museo. Abbiamo la possibilità di unire quei valori profondi che vengono dall'arte e quindi da quello che viene dal profondo del sentire umano a quelle forme di espressione umana che attraverso la tecnica si sta cambiando la vita. Questo è sempre avvenuto, adesso avviene in una maniera piuttosto aggressiva, molto repentina e devo dire deve avvenire però in modo fertile. Se lo scopo nostro è quello di conoscere noi stessi e uno dei doveri di questo museo è anche aiutare attraverso i nostri laboratori, attraverso le visite guidate, attraverso le famiglie che vengono qua per dare orientamento, aiuto, orientamento ai ragazzi per quello che è il loro proprio futuro, per quello che è la vocazione, intesa in senso laico, a una professione, a un percorso di studio e quindi una professione, ecco che tutto questo non deve distaccarsi da quello che è la realtà, che il conoscere se stessi, quindi realizzare quello che veniva chiamata la propria eudaimonia, quindi la propria vocazione, se vogliamo usare questo termine, non deve distaccarsi da quello che è la moderazione, il buon senso, di saper stare con gli altri. La realtà di generare una società, una cittadinanza scientifica, come la chiama l'amico Dado Boncinelli, che naturalmente contenga le competenze, le conoscenze, le comprensioni, ma contenga anche quelle quote dell'animo umano che sono fondamentali. È straordinario il rapporto che si crea tra queste sculture. Questi savi, i sette sapienti di Atene, questo era il titolo originale, non si guardano tra loro, uno guarda l'altro e fino a che il settimo guarda verso fuori, perché questa contesa non ebbe un suo esito, non si dichiarò chi fosse il più saggio, proprio perché ognuno rimandava all'altro. Il tripode, che era il premio che si doveva dare al più saggio, tornò all'Apollo di Delfi, dove era proprio scritto il motto «Conosci te stesso». Il significato di questa riflessione è un significato generale, un significato sul posto dell'arte, sul posto che l'arte ha nella nostra società, nella nostra città e in primis nelle nostre coscienze. È il significato di un'opera, specie di un'opera scultorea, che già per sé, è stato appena ricordato, è un'opera che ha un significato di relazione tra le figure, si costituisce sempre il suo significato non solo in relazione delle figure tra di loro, ma anche in relazione con uno spazio. Ci permette l'installazione dei Sette Savi oggi di uscire da una forma, dire, un po' preconcettuale, pregiudiziale verso un museo di scienza che non si può occupare di arte, e mi viene da dire l'opposto anche, un museo di arte, un'istituzione dell'arte che non si possa occupare di scienza. Ma trovare l'opera dei Sette Savi qui al Museo di Scienza e Tecnologia ha un senso speciale, un senso particolare, non è un bel allestimento di un'opera importante per Milano, è un'operazione profondamente scientifica e culturale che va in contrasto ad una forma di pregiudizio che vogliamo davvero lasciarci alle spalle. Ma restauro vuol dire anche intervenire appunto sul patrimonio immobiliare dei musei, cioè sugli edifici che ospitano i musei. E allora intervenire sul patrimonio, appunto sui due chiostri, rappresenta un intervento davvero di grande attrattività. Se poi ci mettiamo i Sette Savi che riconducono alle origini della civiltà europea occidentale,
riconducono, secondo me, a una traiettoria che è la traiettoria che compie tutta la civiltà europea occidentale dall'antichità classica, passando per il secolo dei lumi, perché il conosci te stesso è stato anche alle radici del sapere aude kantiano, voglio dire, quindi una traiettoria che compie tutta la civiltà europea occidentale di fronte appunto a... Per noi è una grande sofferenza vederli qui ed è una grande soddisfazione, una grande gioia allo stesso tempo, perché anche la scuola si insegna e si insegna a partire dalle fonti, dai testi, e per dire che nonostante siano stati anche maltrattati, e di questo chiediamo scusa all'artista che ha sofferto tanto per questa mancanza, vorrei lasciarvi con delle parole di Melotti stesso sui suoi sette savi: al confine tra la vita solare e la vita oscura i filosofi sono lì a meditare e ogni tanto dando una voce verso il buio. Ecco, queste erano le sue parole dei suoi sette savi.